no. Come mai? No. Vogliamo andare in un altro posto? Andiamo a Milano. A Milano possiamo andare? A Milano. Sì, andiamo a Milano, andiamo dappertutto. Andiamo, tanto noi andiamo sul satellite, col satellite. Niente, non si può fare? No, no. E tu? Io sono fidanzata. Va bene. E lui come si chiama? Dario. E va, falli un bel video messaggio a Dario. Dai. No, tanto già lo sa. Ma e digli qualcosa di carino, non so. No, non ho lui, niente. Lui, com'è questo Dario? È bravo. È bravo. Va bene. Va bene? Sì. Morde ogni tanto, si arrabbia? Sì, pure io, quindi. Ah, chi è più, diciamo, più... Io. Perché? Che sono picciose. Ah, beh, vabbè. E allora chiedigli scusa di qualcosa che hai fatto che magari... No, non ho niente da chiedere scusa. Ha capito? Ciao, ciao, baci cuore. C'è la luna da esplorare, la stella polare dov'è? Ma tu sei fidanzata o sposata? Non sono né fidanzata né sposata. Oh, sei single. Devo ritornare a lavoro. Eh sì, e veniamo pure noi, vieni Sergio. Vieni. Pensi che sia meglio il matrimonio o la convivenza? Matrimonio. No, no, non ti preoccupare. Allora, matrimonio? Il matrimonio. Perché? Perché sono contro la convivenza, non mi piace. Buonasera. E perché non ti piace? Tutte queste domande. Tu sei, non sei fidanzata, sposata. Puoi continuare con Domenico l'intervista. No, no, era... Sarebbe al tuo fianco. La convivenza o il matrimonio? Convivenza. Perché? Perché io preferisco così, infatti convivo e preferisco la convivenza. Quanto tempo? 6 anni. Dopo quanto tempo? Vabbè, per noi è stato una cosa in concomitanza per il fatto che siamo distanti, quindi quando viene qui o quando vado viviamo insieme. Okay, benissimo. Lui come si chiama? Francesco. E tu? Simona. Oh, e mandagli un bel bacio, non so, qualcosa di carino. Già sa tutto, cioè sa che comunque gli voglio bene, che amo i nostri cuccioli e basta, che un giorno vivrò con lui. Alt, ferme, ferme, non vi muovete. Un attimo, domanda, meglio la convivenza o il matrimonio? Convivenza. Convivenza. Perché? La conosci meglio una persona. Ma voi siete fidanzate, sposate? Fidanzate, single. Fidanzato. Tu quanti anni hai? 16. 16, può giocare 16 anni? No. Ciao, batti cuore! Vivenza o il matrimonio? Io sono sposato, per me è meglio il matrimonio. Io sono single. Come ti chiami? Giuseppe. Quanto sei alto? 1,88 m. Ok. Allora, tu sei sposato, da quanto? 5 anni. 5 anni. Va tutto bene? Sì, all'inizio bisogna sopportare un po' perché poi quando ti sposi si tolgono la maschera le donne. Poi dopo basta farle adattare e diventa tutto come la convivenza alla fine. Cioè allo stato brado in cattività tutto bene. Cattività tutto bene, solo l'inizio è tragico, è drammatico. Adesso va bene, adesso tutto fiori in rose, anche perché lei è lontano, io sono qui. Allora è tutto fiori in rose, però non mi è cambiato niente. Dai. Mandale un bel video messaggio. Sì, amore mio, venerdì torno a casa, ti amo tanto e aspettami. Ok. Beh, invece con te vogliamo giocare a batticuore, cioè praticamente noi adesso giriamo Ostuni alla ricerca di una ragazza che ti può interessare. Noi ti seguiamo a debita distanza, tu nel momento in cui la vedi ce la indichi e eventualmente se lei è disposta a giocare con noi chiaramente te la facciamo conoscere. Io dovrei andare via. E ti seguiamo. Dove stanno le ragazze? Qua? Non lo so, ci facciamo una passeggiata, vediamo se ci riesce questa cosa. Vediamo. Ha detto di sì? Ah, aspetta. Come ti chiami?
Giuseppe. Giuseppe? Allora, Giuseppe, guardatelo bene, 1,88 m, gioca con noi a batticuore. Vieni qua, dai, Giuseppe, andiamo a giocare. Allora, Giuseppe, tu che cosa fai nella vita? Gioco a calcio. Gioca a calcio, in quale squadra? In questo momento è lo Stuni. Ah, lo Stuni, quindi praticamente sei un calciatore. Ruolo? Difensore centrale. Difensore centrale. Beh, e come va la squadra? Adesso un po' meglio, dai. Siamo tirati fuori dalla zona calda, il playout, siamo metà classifica. Senti, ma che cosa ne pensi dell'amore in generale? Io l'amore l'ho vissuto e ho trovato la ragazza che mi ha fatto perdere la testa. Poi per varie cose è andata a finire male, però quando uno è innamorato è sempre bello. Adesso sto bene da solo. Però se arriva la donna che mi fa perdere di nuovo la testa. Come deve essere questa donna? Mora, alta, cannagione scura. Basta. Molto, vabbè, poi caratterialmente vediamo. Comunque mi piacciono le persone molto aperte, piene di vita. Ma tu come sei? Io sono un ragazzo tranquillo, mi piace divertirmi ma nel modo giusto. Dove sei? Di Napoli. Di Napoli. E come ti trovi qui a Ostuni? Ti trovi bene? Sì, sono arrivato a dicembre, abbastanza bene, dai. Beh. Una bella città, si sta bene. Ho trovato persone che ci vogliono bene, ci stanno vicino. Benissimo, allora, siccome io so che tu hai da fare, però hai accettato di giocare con noi adesso ti seguiamo durante il percorso. Nel caso dovesse capitare che incontri qualcuna, tu ce la indichi, noi ti seguiamo a debita distanza, ce la indichi e poi chissà. Va bene, va. Ti va? Ok. Allora, continuiamo a seguire le vicende di Giuseppe, qui a batticuore, vedete, ce n'è per tutti. Stasera forse è la serata giusta, seguiteci. Abbiamo trovata una, com'è? Come piace a me, alta, mora, ma vediamo. Alta, mora, ok. Hai una preferenza di età? No, fino a 27, 28 vanno bene, dai. A partire da? A partire da 22. Ok, allora tu fermati un attimo qui, noi adesso la andiamo a beccare, va bene? A tra un attimo, vieni, vieni Sergio, vieni. Un attimo soltanto. Fermati, come ti chiami? Un attimo, aspetta, come ti chiami? Irene. Irene, scusa, vai di fretta. Ascolta, noi stiamo facendo una... Ma tu sei fidanzata, sposata? Oddio. Sei fidanzata? Impegnata. Impegnata. Praticamente c'è un ragazzo che ti ha vista, noi stiamo facendo una trasmissione che si chiama Batticuore. C'è un ragazzo che ti ha visto e che vorrebbe conoscerti. E che cosa gli diciamo? Mi dispiace. Giuseppe, mo carina proprio era, era impegnata. Va bene. Giuseppe, niente, purtroppo che succede? Finisce qua il gioco. Ci devi lasciare. Sì, devo andare via. E i tuoi amici ti stanno aspettando, vedi, sono in trepidante attesa tutti. Magari, non so, ci sarà l'occasione per poter ritornare all'attacco, visto che tu giochi in difesa. Perché? Perché magari loro ti vedono su Studio 100 e quindi di conseguenza su Batticuore e chiederanno di te. Io sono convinto che più di qualcuna chiederà di te. Loro scriveranno su Batticuore by Night, profilo Facebook. Io ho il tuo numero di cellulare. Siamo stati poco fortunati stasera. Abbiamo fatto solo un unico tentativo. Purtroppo il tuo lavoro ti chiama e di conseguenza dobbiamo chiudere. Grazie per aver giocato con noi. Grazie a voi. E chissà se non ci rivediamo, tanto tu stai qua, no? Sì, sì. Senti, ma se io vengo a giocare una squadra avversaria, mi fa fare un gol? Ah, non lo so. Dai. Gioca nella squadra. Se mi trovi la ragazza, può darsi di sì, dai. Grazie Giuseppe, in bocca al lupo a te e ci saluti gli amici di Batticuore. Di ciao Batticuore. Ciao Batticuore.